Rapina con sparatoria al bingo, caccia ai malviventi. Follia a scuola, studente accoltellato. Ospedale di Eboli, guardia aggredita. Municipalizzata Alba, indagato Giampaolino. PD Battipaglia, il segretario Davide Bruno predica unità. Disagi trasporti a Battipaglia, convegno di Ciotti. Lancio di palloncini a Bellizzi contro il cancro infantile. Grotte di Pertosa, promozione Kiss Ticket. Battipaglia, città cardioprotetta ideale, venerdì la presentazione del progetto. Uno studente di 16 anni è stato colpito con un coltello al collo e all'addome da un altro ragazzo durante un litigio nell'istituto Genovesi Da Vinci a Salerno. Il ragazzo è stato portato in ospedale dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Il ferimento è avvenuto in un corridoio dell'istituto. Subito dopo il fatto l'aggressore ha lanciato il coltello, di piccole dimensioni, da un balcone. Il coltello è stato però recuperato dalla polizia. Il sedicenne che ha coltellato il coetaneo è stato arrestato per tentato omicidio. Il ferimento, si apprende dalla questura di Salerno, è avvenuto al secondo piano dell'istituto scolastico, fuori dall'aula, durante il cambio di professori al termine di un'ora di lezione. La lite è scoppiata tra i due compagni di classe per una questione legata a un ombrello. Gli investigatori della squadra mobile della questura di Salerno stanno raccogliendo le testimonianze per ricostruire l'episodio. Tentata rapina ai danni della sala bingo ubicata in via San Leonardo è accaduto ieri sera poco prima delle 23 quando ignoti armati hanno probabilmente tentato di assaltare la sala giochi che è ubicata nella zona periferica della città. Sembra che siano stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco ma per fortuna non ci sarebbero feriti. Le notizie sono trapelate in modo frammentario anche perché gli agenti della squadra mobile di Salerno hanno lavorato fino a tarda notte ascoltando testimoni e visionando i filmati delle telecamere. Non solo quelle a circuito chiuso dell'attività ma anche quelle di videosorveglianza che sono nella zona. Indagini in corso per risalire agli autori della rapina. Una guardia giurata sarebbe stata aggredita al pronto soccorso di Eboli. L'uomo avrebbe subito uno schiaffo in pieno volto e uno spintone. Il fatto di cronaca sarebbe stato segnalato ieri sera intorno alle 22:30. Dalle primissime ricostruzioni dei fatti sembra che due persone, mentre stavano aspettando un paziente di Battipaglia, ancora per motivi da verificare, si sarebbero scontrate con sanitari e guardia giurata. Sul posto i carabinieri del comandante Cisternino, al momento non è stata sporta nessuna denuncia. Luigi Giampaolino, amministratore della municipalizzata Battipagliese Alba, si prepara a rassegnare le dimissioni e a lasciare a qualcun altro la guida dell'azienda di Via Rosa Iemma. L'amministratore unico della società, nel corso di un'assemblea dei lavoratori, ha annunciato le proprie dimissioni che dovrebbero essere ufficializzate giovedì. Giampaolino avrebbe ricevuto un avviso di garanzia nell'ambito di indagini riguardanti la società cooperativa G-Service che si occupa della raccolta e smaltimento degli abiti usati, entrato da mesi in rotta di collisione con la triade commissariale per vedute diverse in merito alla possibile privatizzazione della società. Giampaolino non sarebbe più in grado di portare avanti il lavoro con la necessaria serenità. Al momento sulla vicenda permane il massimo riservo. L'avviso di garanzia scaturirebbe da due denunce presentate dalla stessa cooperativa che fa attualmente capo all'ex consigliere comunale Antonio Guerra. Sarà la magistratura a far luce sulla vicenda. Utilizza Facebook il segretario del PD, Davide Bruno, per chiarire la vicenda PD. Il mio impegno è orientato a costruire una coalizione ampia e coerente con un gruppo dirigente che guidi la città e avere un candidato sindaco autorevole che sia la sintesi di tutto questo. E prosegue. Lo sforzo messo in campo a Battipaglia dal sottoscritto è stato unire le forze politiche, partitiche e civiche che si riconoscono nel centrosinistra ed individuare le primarie come metodo di scelta del candidato sindaco. È stato proposto un candidato che potesse rappresentare un punto di unità e sintesi più avanzato e rispetto a questa ipotesi si verificano le condizioni. Bruno entra poi nel merito. Sbaglia chi assume posizioni isolate o chi fa forzature così come cerca di trovare drammi che non ci sono.
Non stiamo inventando nulla di strano. Laddove non c'è un candidato, che è il consenso di tutti, e laddove ci sono più candidati, si faranno le primarie. Noi siamo la forza della responsabilità che tiene uniti, che governa. Continuiamo nel percorso intrapreso. Stiamo mettendo insieme un'alleanza che rappresenta la vera novità politica di questa comunità. Andiamo avanti per Battipaglia. Un'altra giornata nera per i pendolari battipagliesi. Pietro Ciotti, candidato sindaco, ha scritto: «Costruiamo il programma per la città che verrà, PUC, dalle infrastrutture alla mobilità delle merci e delle persone». Presentazione delle proposte giovedì alle 18.30 presso il Salotto Comunale. Nell'orario topico di quanti vanno a lavorare, soprattutto in stazione, è giunto un trenino, una sola carrozza, a contenere il gran numero di passeggeri. Lo abbiamo filmato, come abbiamo fatto anche un paio di settimane fa. Orari ridotti, fermate eliminate, prosegue Ciotti. Battipaglia sempre più a piedi e accade così che, ad esempio, chi rientra a casa nel tardo pomeriggio si ritrova con un treno che ha in Eboli l'ultima fermata. Proprio dall'analisi di queste criticità nasce il PUC Mobilità. Dopo il PUC Infrastrutture che abbiamo presentato nel giugno scorso, un incontro a cui interverranno i presidenti della provincia, della Camera di Commercio, rappresentanti di Confindustria Salerno, Legambiente e il segretario cittadino del PD. Si è svolta ieri la giornata mondiale contro il cancro infantile. L'organizzazione di volontariato Chiara Paradiso Onlus, la forza dell'amore, ha aderito alla giornata con il tradizionale lancio di palloncini a ricordo di tutti i bambini venuti a mancare con il cancro. Tante le persone che si sono riunite a Bellizzi in piazza Antonio De Curtis per partecipare al lancio dei palloncini insieme ai bambini, ragazzi, genitori e volontari. Un lancio di oltre 10.000 palloncini che è avvenuto contemporaneamente in più punti dell'Italia, da ospedali, scuole e piazze. È partita lo scorso weekend la promozione Kiss Ticket per San Valentino, una visita per tutti gli innamorati tra le cavità delle Grotte dell'Angelo. Dopo un breve tratto in barca, i visitatori sono stati trasportati all'interno di un mondo incantato, spiegando storia, cultura e filmografia. Il tour si è concluso con la parte finale della grande sala, alta 24 metri, e la stanza dei pipistrelli. Le grotte offrono, oltre a un percorso turistico accessibile a tutti, anche un percorso speleologico per gli amanti dell'avventura. L'iniziativa Kiss Ticket, promossa dalla Fondazione Mida, ha avuto un nutrito numero di coppie pari a 250 persone. L'associazione culturale A717 Battipaglia e Oltre, in collaborazione con l'associazione senza scopo di lucro GV, hanno realizzato linee guida e protocolli di prevenzione e trattamento dell'arresto cardiaco, da affrontare immediatamente in qualsiasi luogo, sempre con brevissimo tempo. Il progetto Battipaglia Città Cardioprotetta vuole tutelare i cittadini e le istituzioni dall'arresto cardiaco attraverso programmi di prevenzione della cardiopatia ischemica, causa prima dell'arresto cardiaco, attraverso l'individuazione e l'organizzazione di luoghi da cardioproteggere, attraverso protocolli di intervento, tutto per un programma di riduzione della mortalità d'arresto cardiaco.